Oggi siamo qui per una bellissima presentazione, le Live Chiaro di Luna, ricordo, sono degli appuntamenti che si verificano durante le principali lunazioni. Oggi, 28 marzo 2021, ci troviamo in luna piena. Non so se avete anche voi l'opportunità di vedere fuori dalle vostre finestre la luna che splende nel cielo, è meravigliosa. Quindi, innanzitutto, buona luna piena a tutti e a tutte. E benvenuti, benvenuti. Come sempre, i primi minuti sono quelli in cui aspettiamo che le persone che vogliono seguire la live si connettano, perché questa sera parleremo di qualcosa che ci riguarda tutti, perché riguarda proprio il periodo che stiamo vivendo, vale a dire la primavera. E per l'occasione, sapete che a me piace un po' vestirmi anche sempre in modo da accordarmi con il tempo che stiamo vivendo, quindi ho provveduto come l'altra volta con una bella coroncina, con il rosa confetto che vesto solo in questa stagione. E qui con me c'è la mia ospite che tra poco entrerà con noi. Monica, tu sei designer e autrice e da qualche tempo hai creato questo bellissimo portale che è una pagina Facebook, Instagram, veramente molto interessante e divulgativa su quello che riguarda il tempo, in particolare il calendario. E attraverso il tuo sito, che appunto si chiama Calendario Pagano, ci racconti delle tradizioni antiche, delle feste, degli usi e costumi di tempo fa, però che in qualche modo ci riguardano. Infatti volevo chiacchierare anche con te su questo. E chiederti appunto da dove nasce questa tua passione per il mondo antico, per le tradizioni antiche. Allora, in realtà è una cosa che ho sempre avuto. Io ricordo come se fosse ieri, quando in realtà andavo alle elementari, e avevo questa passione per tutti i popoli antichi. Superati la storia dei romani, per me diventava tutto molto noioso. Quindi era una cosa proprio che avevo già da piccolina. E, diciamo che negli ultimi 15 anni, anche di più adesso, sì, beh, anche 20, anche con l'approccio comunque al paganesimo, eccetera, questa mia curiosità su ricercare l'origine delle cose è tornata alla grande, e quindi adesso ne ho fatto quasi, quasi un lavoro, ok? Perciò, insomma, ripeto, è una cosa che viene da molto lontano, sì. Quindi il tuo sito come nasce? Calendario Pagano? È nato nel 2014 perché in realtà io avevo già da tempo iniziato a scrivere il libro sul calendario pagano, perché è una cosa che arriva ancora da prima. L'inizio è stato, avevo comprato un libro, ok, che prometteva di spiegare tutte le festività dei 365 giorni pagane, ovviamente, e quindi di spiegarle, eccetera, eccetera. E fu una delusione pazzesca, una cosa veramente tremenda, perché io avevo già iniziato lo studio delle feste antiche con il gruppo di studio di cui facevo parte. Solo che poi, appunto, pensavo che questo libro andasse un po' ad arricchire questa conoscenza. Invece poi all'interno, diciamo che le feste erano trattate quelle giuste, erano trattate molto sommariamente. Le altre festività non erano affatto precise, altre addirittura erano, non dico inventate, ma ampiamente travisate. Oddio, sì, un paio ne ho provate anche inventate, dove evidentemente l'autrice, non riuscendo a trovare fonti, aveva un po' malinterpretato alcuni dati e si era inventata queste feste, cose che poi in realtà non sono mai esistite. E lì è stata, diciamo, la goccia che fa traboccare il vaso, perché appunto alla fine ho detto, ok, lo scrivo io, con la noncuranza, come si può dire, con l'ingenuità di chi non ha idea di quale lavoro si sta per sobbarcare. E infatti sono ormai più di 10 anni che ci lavoro,
chiaramente nel frattempo ho scritto altri libri, ho scritto per delle riviste, ho scritto ebook, ho fatto cose, eccetera. Quindi diciamo che questo lavoro per me negli anni è diventato un compagno, ma questo compagno sta arrivando finalmente al termine, quindi conto di terminarlo, non dico entro quest'anno, ma entro la metà del prossimo sicuramente. Beh, sicuramente è un gran bellissimo lavoro quello che stai facendo, eh. In Italia manca un po' questa conoscenza, mi viene in mente forse il Cattabiani che è riuscito un po' a raccogliere le tradizioni, sì, del calendario comunque annuale, però veramente pochi esempi molto simili a questo, quindi sì, grazie sì, anche sì, per questo lavoro che stai facendo. Tra l'altro volevo già anticipare che ci sarà, come sempre, nelle nostre live a Chiaro di Luna anche un momento di giochi a premi. Quindi preparatevi, perché alla fine della bellissima presentazione che ci ha preparato la nostra ospite, avrete anche la possibilità di vincere un simpatico cadeau. Esatto. Quindi Monica, direi che è bellissimo innanzitutto quello che stai facendo, però questa sera noi ti abbiamo invitato qui, noi, che poi parlo al plurale maestatis, sono solo io, lo spazio Annemeton ti ha invitato qui per parlare delle feste relative al tempo della primavera, perché abbiamo veramente un sacco di celebrazioni, tradizioni che ci arrivano principalmente forse ora da quello che è la tradizione cattolica, cristiana, che è quella più forte nel nostro paese. Sì, esatto. Allora, le festività primaverili arrivano da un tempo talmente remoto, talmente arcaico, che probabilmente non riusciremo mai del tutto a descrivere ogni aspetto, perlomeno di quelle più antiche, anche se in realtà siamo a buon punto. Erano talmente tante, caspita, è caduta un'altra volta la connessione su Instagram, non ho idea. No, vediamo, guarda, definitivamente, perché ci dà problemi. Quindi purtroppo, come dico sempre, non ho ancora trovato qualcosa che mette insieme le due, quindi sì. Siamo su Facebook tranquille, così abbiamo solo un unico monitor da guardare. Benissimo. Allora, una piccola parentesi, poi se ci sarà il momento delle domande, io da qua non riesco a vederle le domande, quindi... Sì, sì. Poi... Bravissima, grazie mille. Allora, dicevamo che appunto le festività che riguardano in special modo le feste solari, e quindi i passaggi solari come equinozi e solstizi, erano molto sentite nell'antichità. Erano fondamentali perché appunto si era capito quali cambiamenti apportava il sole, primo fra tutte le stagioni. Per cui i rituali che venivano fatti erano tantissimi, e da qui dal rituale propiziatorio alla celebrazione, quindi alla festività, il passo è stato obiettivamente molto breve. Anche perché stiamo parlando di tempi in cui c'erano anche molte divinità che, come sappiamo, senza andare tanto lontano, anche tra gli antichi romani, per dire, avevano ognuno il suo momento, la sua festa, il suo patronato, eccetera. Per quanto riguarda le feste primaverili, le primissime attestazioni risalgono al tempo nella zona, sicuramente prima ancora dall'India e poi quindi tutta la cultura indoeuropea, ma anche dalla Mesopotamia. La Mesopotamia era ricchissima, dalla Mesopotamia sono arrivati a noi tantissimi rituali che facciamo ancora oggi, e uno in particolare è la Pasqua, perché le radici stanno lì. Allora, abbiamo la festa delle palme. Esatto, infatti poi sulla celebrazione della Domenica delle Palme andrò un pochino più sullo specifico. Ma dunque le festività primaverili andavano sicuramente da marzo, già dai primi di marzo, fino al solstizio di estate, quindi, però senza farla tanto lunga, io prenderò qualcosina, non potrei mai...
le tutte, perché è impossibile, sono, cioè, ogni giorno c'erano 4-5 sparse per tutto il Mediterraneo, per cui ne ho prese qualcuna. Partiamo subito, innanzitutto i mesi, marzo e aprile, cioè prendiamo questi due mesi. Marzo è a cavallo adesso, eh? Siamo oramai alla fine di marzo, con l'ultima luna. Esatto. E quindi e al nuovo mese, diciamo così. Esatto. Hai azzeccato anche il verbo giusto, aprire. Allora, marzo innanzitutto era anticamente, tra i romani era il primo mese dell'anno, poi chiaramente, siccome non tornavano facilmente i conti, vennero raggiunti febbraio. Gennaio e febbraio, però i rituali di marzo rimasero ovviamente gli stessi, legati all'equinozio, eccetera. Il nome di marzo arriva dal dio Marte, perché lui, prima ancora di essere una divinità legata alla guerra, alle battaglie, eccetera, in realtà era una divinità più antica, una divinità praticamente italica, e quindi aveva sì l'aspetto di difensore, ma difensore della terra. Ma non la terra a livello di sì, nazione, eccetera, ma anche in qualità di terreno e fertilità, quindi tutto ciò che si legava all'agricoltura, per cui le prime forme concettuali di Marte erano più che altro legate appunto alla fertilità dei campi, alla difesa di questi ultimi e via dicendo. Quando poi fu assimilato al greco Ares, chiaramente questa cosa cambiò, perse via via la sua connessione terricola, rimase invece quella più militare, quindi la difesa divenne un aspetto legato alla battaglia, alla guerra. Infatti, durante il mese, l'1, il 9 e il 23, c'erano le Feri Martis e in questo periodo venivano fatte delle processioni. In questi tre giorni c'erano queste processioni che vedevano un corteo dei sacerdoti di Marte che portavano in processione gli scudi sacri. Erano 9, uno solo si diceva fosse quello che Marte stesso aveva regalato agli uomini, e ne avevano fatti altri 8 per confonderli e far sì che nessuno rubasse quello vero, quello divino. Ma chiaramente già il 9 è un numero che conosciamo, che torna, senza aprire un'altra parentesi, ma comunque aveva un suo perché. Insieme a queste processioni, chiaramente a marzo apriva la stagione della semina, della coltivazione, dell'agricoltura, e insieme, quindi c'era questo rimando al Marte antico, e in più si apriva anche la stagione, la campagna militare, quindi da marzo in poi si poteva andare in guerra, perché anticamente le guerre erano sospese da ottobre, da fine ottobre ai primi di marzo, non erano giustamente il gelo e il freddo, chiaro che sarebbe stato sconveniente per entrambi. Non si andava in guerra. Non si andava in guerra, erano molto, io lo dico sempre, i romani erano un popolo decisamente pragmatico. Marzo regnava in quei giorni. Sì, diciamo che nessun popolo sarebbe stato così sconsiderato da dichiarare guerra con la neve, il ghiaccio, e si moriva facilmente per queste cose, bastava un raffreddore un po' più forte, una febbre un po' più forte, e, insomma, non c'erano gli antibiotici, eccetera, per cui, insomma, è chiaro che non si correvano rischi inutili, semplicemente. Allora, marzo aveva delle festività particolari. Innanzitutto abbiamo all'inizio del mese il Navigiumisidis, che è questa festività che riguardava Iside, però festeggiata a Roma, perché comunque Iside era una divinità molto ben voluta. I romani avevano l'abitudine di importare divinità estere, straniere, perché accogliere nel proprio territorio, nel proprio regno, una divinità straniera significava in qualche modo evitare la guerra con quel
popolo, soprattutto se quel popolo era stato appena conquistato. E siccome l'Egitto era una mira molto alta di tutti quelli che sono stati gli imperatori, e poi alla fine diventava infatti una provincia romana sotto Augusto. Quindi sì, importavano anche le divinità, molte poi dall'Egitto ne sono arrivate parecchie, però ovviamente Iside, Osiride erano le più importanti. E il 5 si festeggiava la rinascita di Osiride. Osiride moriva e poi resuscitava. Ok, quindi siamo già su questa onda. Si ricordava quando Iside appunto ricomponeva il corpo di Osiride per farlo tornare in vita con la magia. Subito dopo avevamo, sempre a Roma, i Baccanali, che erano questa festa di vino, orge, era una vera e propria celebrazione della vita. Voi dovete pensare che stiamo parlando di più di 2000 anni fa, quindi chiaramente c'era un aspetto libertino che oggi abbiamo perso. Dunque, le orge non erano assolutamente una cosa strana. Quello che però fece chiudere i battenti ai Baccanali fu il fatto che a un certo punto la festa divenne un'occasione per usare violenza o addirittura commettere omicidi, perché appunto c'era tutto questo gran caos, questo baccano, ok? E a un certo punto le persone, diciamo, un po' più prive di scrupoli, ne approfittavano per questo genere di reati, al che il Senato decise di far chiudere i baccanali, li proibì, e dall'anno successivo introdusse i Liberalia. Allora, i baccanali erano in onore di Bacco, quindi sappiamo tutti la divinità del vino, della giovinezza. Tra l'altro Bacco appunto una divinità primaverile che rinasce in primavera, proprio come Dioniso rinasceva in primavera. Addirittura già i primi di marzo, tra la fine di febbraio e i primi di marzo, c'era una festa in Grecia dove Dioniso moriva e 3 giorni dopo risuscitava. I Liberali invece erano una festività sempre legata a Libero e Libera, era una duplice divinità che serviva a indicare diciamo l'equilibrio, ok, maschile e femminile, ma chiaro che poi la divinità più fulcro divenne Libero, e anche lui una divinità Libero. Come? Una divinità Libero? Sì, Libero e Libera erano due divinità, una divinità doppia, ok, italica, molto antica, molto arcaica. A un certo punto, Liber Pater si chiamava, quindi aveva anche questa connessione con l'essere padre. Infatti in quel giorno i ragazzi che avevano compiuto 17 anni, se non sbaglio, lasciavano la toga infantile per prendere la toga virile, e quindi da quel giorno erano considerati uomini a tutti gli effetti, potevano votare, potevano fare tutto e potevano procreare. Questo era un aspetto molto importante, ecco perché Liber Pater aveva questa, diciamo, questa connessione, e poi la ritroveremo più avanti. Ma quindi una sorta di rito di iniziazione all'età adulta? Esattamente, sì. C'era proprio, si diventava uomini, adulti a tutti gli effetti, accettati nella comunità come adulti. E sì, insomma, i riti di passaggio all'epoca erano molto più importanti, più sentiti, mentre oggi, ok, compi 18 anni, puoi votare, fai la festa e vivi e viva. Esatto. non c'è un rituale vero e proprio, un passaggio. Dicevamo, i Liberali era una festività molto più semplice, si faceva molta festa, però non c'era più l'aspetto orgiastico, non c'era più l'aspetto di caos, era una festa sicuramente con toni molto più bassi. E, andiamo avanti, intorno al 15, poi dal 22 al 28 si tenevano i Tristia. I Tristia erano una festività dedicata a Cibele e Attis. Cibele e Attis erano due divinità frigie, venivano dalla Frigia,
importati a Roma volutamente, proprio ricercati. Cibele era una grande madre, quindi non poteva mancare a Roma. Roma addirittura fecero in modo di far arrivare una casta sacerdotale di Cibele con la statua e addirittura con la cosiddetta pietra nera. Il Cubiles era una pietra che si diceva fosse arrivata dal cielo, probabilmente era un meteorite, e era il simbolo di questa grande madre. Cubiles perché aveva una forma vagamente cubica. Adesso, non so se voi l'avete mai visto, ma se andate a la Mecca, dove c'è quella grande, quel grande edificio cubico nero. Ah. Ok, perché sai, i miti cambiano, alcuni vengono anche estirpati, demonizzati, ma il loro senso più intimo, il loro concetto ancestrale in qualche modo rimane. E poi lo vediamo anche adesso con i tristi, a cos'erano queste festività. Attis impazziva, ci sono varie leggende per il motivo per cui muore, impazzisce, si evira, si uccide, muore e dopo 3 giorni rinasce, risuscita, ok? Si ricongiunge a Cibele, eccetera, eccetera. Un'altra divinità, quindi. Un'altra divinità che a cavallo dell'equinozio di primavera muore e risorge. Due. Attis, siamo già a 2, anzi a 3 direi, più o meno. Arriviamo a... dunque, il 15, alcuni dicono il 15, alcuni dicono già il 22, però più o meno sì. C'era il Canna Intrat. Cos'era il Canna Intrat? Era questa processione dove la gente arrivava con tutte queste fronde verdi, e viva, viva Attis, eccetera, eccetera. Ah. Esatto. Poi, hai capito? Qualcosa, vagamente. Esatto. Poi si arriva, anche per il Liberalia c'era questa cosa, la processione col fronde verdi. E viva e viva libero. Ok. Il simbolo di Attis era un pino. Ritualmente si tagliava un pino, perché? Perché Attis si era virato e il pino era il simbolo fallico che lo rappresentava. Questo enorme pino veniva adornato di statuette, di immagini votive, nastri, fili di lana imbevuti nel latte, insomma tutta una ritualità particolare, seppellito e poi ritirato fuori. Quindi questa, siamo ancora su questa concettualità, ok? Quindi abbiamo di nuovo, come per Osiride, ok? Abbiamo il discorso del fallo, perché in realtà Iside, quando ricompone Osiride, che era stato fatto a pezzi dal fratello Sette, gettato nel fiume, nel Nilo, chiaramente a Roma si andava al Tevere, non aveva ritrovato il fallo, l'attributo maschile, per cui lo aveva creato con la creta, con la terra, quindi ecco questa connessione che torna, e con la magia lo rifà tutto insieme, eccetera, eccetera. Qua con Attis abbiamo un altro simbolo fallico, perché? Perché il dio che muore e risorge, dio maschile, chiaramente quello è il richiamo, che muore e risorge, è un dio vegetativo, il dio, so perdere la parolaccia, sacrificulo o sacrifico, in genere lo dico sacrifico perché a volte mi dico, ma sei sicura che si dice così? Si dice così. Fallo di qua, sacrificolo di là, ok. Ebbene. Ebbene. Siamo sicuri, eh? No. Comunque sì, c'era questa cosa qua, insomma. Passiamo oltre. E c'è sempre questo concetto, scusa, del sacrificio della divinità stessa. Sì, esattamente. È la divinità stessa che si ha auto, diciamo, sì. Muore, che vuole la sua morte. Attis per ripartire, giusto? Allora, Attis si evirava e quindi moriva, era un sacrificio, ma il rito in sé, perché poi è stato chiaramente romanzato con la mitologia romana, ma in realtà è il rito
viene dalla Frigia, da periodi molto più antichi, per cui molto probabilmente questo rituale aveva a che fare col passaggio solare. E c'era questa morte che arrivava dall'inverno, ok? E poi veniva trasportata come rinascita durante il solstizio, l'equinozio di primavera, perché chiaramente comunque cioè, l'equinozio, quindi anche se noi oggi siamo abituati a inframettere altre festività, cioè abbiamo Imbolc, cioè abbiamo ok, o la Befana per dire dove sì, c'è questo falò, eccetera, anticamente era più o meno così, ma loro avevano questi cardini, che poi a Roma in realtà i solstizi di equinozio non è che gliene fregasse poi più di tanto. No. Allora, diciamo che a un certo punto, proprio perché, ripeto, erano molto pragmatici, a un certo punto i romani si stancarono probabilmente di calcolare tutte le volte quando è che cadeva uno, quando è che cadeva l'altro. Quindi, semplicemente, per l'equinozio di primavera l'avevano fissato dal 22 al 28, così dice prendiamo tutto il periodo e buonanotte. Il solstizio di d'estate l'avevano fissato al 24, e guarda caso da noi il 24 è San Giovanni. Poi c'era l'equinozio di autunnale che non era neanche... Non mi ricordo se forse l'avevano fissato già al 23, ma non c'erano queste grandi festività, c'era più qualcosa legato alla vendemmia, al raccolto, eccetera. E il solstizio invernale, quello del 21, in realtà a un certo punto c'erano i Saturnalia dal 17 al 23. Basta, il solstizio è il 25. Poi hanno istituito la festa del Sol Invictus al 25 e poi è rimasta. E per noi oggi il 25 è Natale. Cioè, c'è un motivo per cui alcune date non sono proprio precisissime. Tante volte mi capita gente che mi dice e vabbè, però non è lo stesso giorno, magari cambia di un giorno o di due. Ok, ma ci sono delle motivazioni. Spesso e volentieri le motivazioni erano assolutamente pratiche. O perché si doveva andare a scalzare due feste contemporaneamente. Io faccio sempre l'esempio dell'Assunzione della Maria Vergine, che è il 15, ok, il 15 di agosto, la festa dell'Assunzione, ma la festa anticamente era stata fissata tipo mi sembra il 13 ottobre, perché poi l'hanno spostata al 15 di agosto? Perché c'erano due festività importantissime da scalzare. La prima erano i Nemoralia per Diana a Nemi, quindi la Nemoralia di Nemi. La seconda era una festività pazzesca, enorme, che noi adesso neanche ci ricordiamo, era la festa di Atargatis, una dea, una grande madre, a volte rappresentata metà donna, metà pesce, quindi come una sirena, e patrona del pane e dei pesci. E già qua potrei parlarvene, però siccome c'erano queste due festività, a un certo punto l'hanno scelto una data che potesse in qualche modo scansarle entrambe. Hanno scelto il 15 perché Atargatis era una divinità cananea, ma veniva ampiamente festeggiata anche in tutta la parte sud italiana, quindi in Sicilia c'erano molti templi, ad esempio. E quindi ecco, diciamo che la datazione che noi troviamo oggi, e poi ci sono le datazioni, quelle che sono palesemente pagane. Noi festeggiamo la Pasqua e la Pasqua si calcola è l'ultima, allora è la domenica successiva al plenilunio che si verifica dopo l'equinozio di primavera. Allora, se non è un calcolo pre-cristiano questo, ok, quindi insomma. Che non è il plenilunio, e questa è la cosa interessante, perché avrebbe potuto cadere questa sera, esatto. Oggi ci siamo domenica, invece è proprio quella dopo. La domenica, perché per i cristiani la domenica è il Domus Dies, cioè il giorno del Signore, ok? Quindi, e poi loro comunque venivano, la religione cristiana comunque arriva dal Medio Oriente, è una religione medio orientale, dal Canaan, quello che oggi è il Libano, e insomma buona parte anche dell'Anatolia, ma comunque sia siamo lì, e lì c'erano
c'era tutta la popolazione, c'è ancora la popolazione ebraica, per cui c'erano tutte queste questi precetti da rispettare, ok? Quindi il sabato, per esempio, non si lavorava, lo Shabbat, ok? Da sabato, Shabbat, noi lo chiamiamo sabba, ma l'etimologia è sempre quella, la radice dell'etimologia delle tre parole è la stessa, quindi significa festa, giorno di festa. Quindi si faceva la domenica, ecco qua. E poi vabbè, ci sono anche tantissimi altri motivi, ma ripeto, ci dilunghiamo troppo. Io volevo farti subito una domanda, forse ci arriverai anche dopo, però visto che io sono una di quelle che celebra ovviamente Ostara, e quindi l'equinozio di primavera, volevo chiederti se tu hai trovato qualche informazione di più in più su questa divinità che appunto è Ostre. E Ostre, oh sì, ne ho trovate parecchie. Ah, mi piaceranno. Infatti mi interessava confrontarmi con te su questo argomento. Allora, dal punto di vista storico, in tutta l'area celtica, ok, gallese, piuttosto, e Ostre non è esistita prima del 725 d.C., quando il venerabile Beda, che era questo monaco inglese che ha scritto un libro che si intitolava Il calcolo del tempo, dove lui spiegava anche alcune divinità precristiane, come si era arrivati. Il lavoro che faccio io praticamente. È fantastico lui, tra l'altro. Parliamo del venerabile, che non se ne parla. Parliamo mai. Del venerabile, esatto. Ma che lavoro ha fatto? Enorme, e con gli strumenti che aveva all'epoca. Sai, io sono molto fortunata perché ho biblioteche, librerie, Amazon, internet. Io se cerco un'informazione, bene o male riesco a capire davvero qual è quella giusta, perché io ci sto mettendo una vita a scrivere questo libro, perché ci sono tante informazioni che devo incrociare, anche solo per capire se un'affermazione è vera o meno. Ecco, lui non aveva questi strumenti, per cui a un certo punto vide che il mese di aprile, per i Celti più o meno, il mese per i Celti si chiamava Eosturmonat, che secondo lui significava mese di ostre, e molti lo traducono così ancora oggi, ma è sbagliato, perché significa il mese dell'apertura. Apertura di che? Apertura della natura, dei boccioli, dei fiori che si aprono ad aprile. Tant'è vero che il mese di aprile, in italiano, l'etimologia viene da parere, che significa partorire, quindi venire alla luce, e in senso lato aprire, dischiudere. Da lì è arrivato ad aprile e poi aprile. Ok, quindi già all'epoca, sia tra i Celti e tra i Romani, che tra l'altro insomma hanno avuto tantissimi quegli scambi culturali che levati, eppure tutti e due avevano già questo concetto, il mese dei fiori che sbocciano, appunto. Lui invece, che non, ovviamente non aveva questa, probabilmente non era arrivato a questa conclusione, pensò che si trattasse di una divinità che si chiamava Eostre. Peccato che prima del 725, cioè quando lui ha scritto il libro, non esiste un documento, un'incisione, una legge, non esiste niente che attesti l'esistenza di Ostre fra i Celti. Ecco. Stessa cosa per Ostara, Ostara, a seconda di... e addirittura su Ostara non esistono... non esiste nessuna documentazione prima del 1835, perché nel 1835 uno dei fratelli Grimm, i famosi scrittori di favole, lui era anche uno storico, Jacob, e quindi scrisse il testo Mitologia Teutonica o Mitologia Germanica. In Italia si trova con tutti e due i titoli. Forse anche un linguista lui, comunque era anche linguista, infatti, di lingua germanica. Infatti, esatto, infatti lui pensava che probabilmente Ostara veniva da, lo faceva arrivare da Austro, che poteva essere questa divinità, che però anche qua non c'è nessun tipo di attestazione, e molti storici infatti concordano sul fatto che sia Beda sia Grimm sono stati di manica larga, non hanno... Vuoi perché appunto magari non riuscivano, però qualcosina insomma
L'ipotesi, addirittura quella di Grimm, era proprio una teoria, cioè non c'era documento, non c'era bibliografia, non c'erano fonti. Va bene nel senso che, allora, noi oggi festeggiamo, perlomeno neopagani di estrazione celtica, wicca, eccetera, festeggiano ostra e ostre. Va benissimo. Allora, che cos'è una divinità? La divinità è un pensiero forma, e il pensiero forma si forma nel momento in cui una grande comunità dà forza a questo pensiero. Ok? Quindi deve essere un concetto, una volontà comune. E nel momento in cui abbiamo una volontà comune vecchia di qualche anno, magari di più, magari dal 725 qualcuno aveva cominciato già, perché comunque il 725 d.C. non siamo esattamente in epoca cristiana. L'epoca cristiana in Europa è arrivata molto dopo, anche se i cronisti hanno scritto diversamente, perché in effetti la popolazione era ancora fortemente pagana. Quindi è possibile che comunque, visto da un punto di vista molto razionale, Eostre a un certo punto, come pensiero forma, in qualche modo può essere nata, ma come tutte le altre divinità. Cioè non è che le altre divinità sono nate in maniera diversa, sono nate prima, ma sono nate alla stessa maniera. Quindi c'era il fulmine che si scagliava e l'albero prendeva fuoco, ok, è stata una divinità perché io, povero mortale, non so cosa scatena il fulmine, non so perché l'albero prende fuoco, so solo che c'è un potere immenso che io non riuscirò mai a capire, e quindi il pensiero divino ha fatto la sua comparsa in questo modo. Certo. Posso fare una domanda, perché è molto interessante questa riflessione che ci hai portato, in particolare su come può nascere una divinità, perché molto spesso vi è questa esigenza di andare per forza a cercare nel passato, quindi se io seguo una certa tradizione piuttosto che una via spirituale, per forza devo cercare delle fondamenta archeologiche, storiche. Invece alle volte, io lo vedo soprattutto per quanto riguarda le correnti neopagane, ci si rifà a delle tradizioni anche piuttosto nuove, ci sono anche delle invenzioni, tra virgolette, recenti. Penso anche a certi illustratori che magari illustrano una divinità con certi attributi, però magari si rifanno o alla loro esperienza, al loro sentire, o appunto in alcuni casi anche a delle canalizzazioni, quindi a un po' più metafisico, ecco. Sì. Allora, guarda, io non mi sento di né di giudicare né di spendere parole per chi fa quel lavoro lì, cioè di canalizzazione, eccetera, perché credo che il sentimento spirituale o religioso, anche se sono due cose diverse chiaramente, ma comunque arrivano più o meno da quelle vibrazioni lì, è una cosa molto personale. Io non potrò mai sapere che cosa prova davvero qualcuno che in quel momento sta canalizzando e gli arriva una divinità di cui nessuno ha mai sentito parlare. Perché magari c'è una divinità o semplicemente il divino che a lui e a quella persona gli si presenta in un certo modo, con un certo nome. Allora, noi abbiamo divinità romane, poi nell'altra Europa le divinità celtiche, norrene, slave, la Mesopotamia. Molte divinità erano identiche e si chiamavano in maniera diversa. Io ho passato tantissimi viaggi, li ho fatti a Singapore, ho visitato la Cambogia, ho visitato la Malesia, eccetera, e lì ci sono determinate divinità, alcune le metti vicino, sono perfettamente identiche, cambia soltanto il nome, non cambia neanche l'iconografia. Allora, se noi crediamo al fatto che esista un divino, quel divino si manifesta a noi in molti modi e in molte lingue, in modo che noi, che siamo su un livello estremamente più basso, possiamo capirlo. Quindi, quando la divinità, che è una sola, questo è chiaro, ma poi comincia a sfaccettarsi, a moltiplicarsi, perché? Perché più si moltiplica, più diventa semplice per noi comprenderlo. E quindi ecco che la grande madre poteva essere
Cibele, Astarte, Anat, Diana, Giugiunone era, cioè nel senso non è che erano tante, era una sola che appariva in modi diversi, una era più con l'aspetto materno, quell'altra aveva l'aspetto più selvaggio, quell'altra aveva l'aspetto di dominatrice come si chiama, delle fiere, ok, ma fondamentalmente il divino è uno solo. E poi c'è tutto il resto, per cui ci sta che a un certo punto a qualcuno possa avere la possibilità di avere questa rivelazione, perché alla fine sono rivelazioni, non sta a me dire se è vero o non è vero, non potrei mai, non avrei proprio gli strumenti, ma neanche può essere magari qualche difficoltà in una, quando si fa ricerca soprattutto sì, quando si fa diverse fonti a capire proprio quali sono le fonti per dire più archeologiche, esattamente, perché forse è il rischio del neopaganesimo di mettere insieme anche tanto. Sì. Io mi definisco pagana panteista, per cui riconosco il divino in tutto e in tutti i luoghi, e dove vado venero, porto come si dice, rendo omaggio alle divinità del luogo, ma non è che allora perché sono stata a Singapore ho reso omaggio a Kuan Yin o a Kali e allora io sono buddista o induista, assolutamente no, ma questa è una mia personalissima visione del paganesimo, della spiritualità neopagana, ok? Che poi non è tanto diversa da quella degli antichi romani, come abbiamo visto, che accoglievano di buon grado, insomma, un po' tutti. Sì, e poi soprattutto la religione, comunque la spiritualità di una cultura ci dà proprio tantissime informazioni proprio sulla cultura in genere. Sì. Esattamente. Le persone nel passato su che cosa sentivano, quindi è sempre molto interessante, anche dal punto di vista culturale, appunto. Esatto. E appunto dal punto di vista culturale vorrei anche chiacchierare un po' con te su quelli che sono i simboli più famosi della primavera. Sì. Allora, diciamo che, vabbè, chiaramente noi abbiamo i fiori proprio perché sono la prima manifestazione dell'avvenuta rinascita. E per esempio in Grecia avevamo i misteri e le usini minori, quando a cavallo più o meno, loro avevano un calendario un po' particolare, lunare, quindi molto diverso dal nostro, però più o meno in questi giorni festeggiavano il rapporto con i misteri elusini. Dove ci troviamo? Okay. Comunque sì, la prima manifestazione era il rinverdire dei prati e lo sbocciare. Pensa che non mi hai sentito. Dove ci troviamo adesso geograficamente? Intendi dire per i misteri elusini o in generale? Con i misteri elusini. Con i misteri elusini siamo in Grecia e anche in parte nel sud Italia, perché perché il mito greco, comunque la Magna Grecia italiana, la parte sotto, no? Quindi la Sicilia, un po' in alcuni casi anche alcuni ritrovamenti anche più che altro la Sicilia, un pochino anche la Puglia, eccetera. Ma ad esempio in Sicilia si diceva che c'era un posto preciso, adesso non mi ricordo, ma avevano anche mandato una foto bellissima del luogo dove Proserpina è stata rapita da Nettuno, da Plutone, e quindi portata negli inferi, e la madre Cerere, ecco che il mito greco è stato trasportato in Italia, paro paro, e sono solo cambiati i nomi. Ma perché? Perché le divinità erano stesse, Demetra era Cerere, Persefone era Proserpina e Ade era Plutone, quindi lo stesso identico mito. Per cui diciamo che la zona più o meno è quella lì. Quindi il simbolo appunto era questa, quando Persefone o Proserpina tornava sulla terra, portava con sé i fiori, perché era descritta come colei che veste di fiori. Un altro simbolo è invece ovviamente l'uovo. Beh, questo diciamo che l'uovo è proprio il più importante. Perché noi dipingiamo le uova per Pasqua e perché sono diventate di cioccolato? E perché si parla di uovo cosmico anche in alcuni dipinti che riguardano la nascita
di Gesù. È presto detto, in epoche molto antiche, arcaiche, voi dovete immaginare che, appunto, come facevo l'esempio prima, l'uomo vede il fulmine, perché? Perché osserva, gli antichi osservavano tutte le manifestazioni naturali, di qualsiasi tipo fossero, e cercavano di capire come funzionasse, chiaramente con gli strumenti che avevano all'epoca, e quindi in maniera molto spirituale. Osservavano anche il comportamento degli animali. E qual è il comportamento degli animali in questo periodo? Per esempio gli uccelli. Fanno il nido e depongono le uova. Quindi già questo come simbolo di primavera è ovvio, cioè il passo è veramente breve. Quindi uovo, primavera. Perché colorarle? Perché appunto perché le osservavano, avevano visto che a seconda della varietà di uccello anche l'uovo cambiava, poteva essere a macchie, poteva essere azzurro, poteva essere, insomma, ce ne sono tanti tipi. Io ho le tortore in giardino e i colombacci che fanno il nido, e mi sembra che sia quello delle tortore. Ogni tanto trovo delle uova cadute, magari anche rotte perché l'uccellino è uscito. Sono azzurre, sono bellissime, piccole piccole azzurre. Quindi loro cosa fecero? Presero un uovo, simbolo di vita e di rinascita, rinascita della natura, rinnovo della natura. E siccome quell'uovo era il simbolo, cominciarono anche loro a dipingerli. Per esempio, la cosa più facile era prendere le uova delle galline, che erano già nella quotidianità, come allevate. Per cui prendevano le uova, le dipingevano con tanti colori. Gli etruschi usavano dipingerle con disegni geometrici, e ancora ad oggi troviamo tante uova dipinte con segni geometrici. E poi, per esempio, le mettevano nelle tombe dei propri defunti come buon augurio di rinascita. A Roma venivano dipinte di rosso, perché il rosso era, ma anche tra i persiani, perché il rosso era il colore del sole che torna, ok? Quindi questo calore di cui si auspicava l'arrivo presto, perché prima arrivava il caldo, prima si faceva meno fatica, si moriva di meno, eccetera, eccetera. Infatti l'uovo rosso è diventato poi nel tempo anche l'attributo di Gesù. Quindi i primi cristiani tra di loro a Pasqua, quindi durante l'equinozio di primavera, si scambiavano uova dipinte di rosso. E quindi da qua il passo è breve, no? Quindi l'uovo, nascita, rinascita di Gesù Cristo. Poi è legato a tantissime cosmogonie. Mamma mia, l'uovo si trova dappertutto, e dappertutto con la stessa simbologia, il rinnovo, la rinascita. Insomma, il mito di Cristo ovviamente è una grande collezione di miti precedenti. C'è davvero di tutto. Diciamo che la bravura di chi ha poi scritto la Bibbia, le storie, eccetera, è stata quella di riuscire a prendere tutto, riuscire ad attribuirlo a una sola divinità. Insomma, sì. Questo va detto, insomma. Un altro simbolo è invece quello, sì, piccola parentesi perché sennò poi mi riempiono di parole. Sì, sono stati bravi ad attribuire a una persona sola, e sono d'accordo sul fatto che in effetti sono stati citazioni prese in prestito, plagi, ok? Su questo siamo d'accordo, lo specifico solo perché sennò poi... un altro simbolo importantissimo è quello del coniglio. Il coniglio, anche se anche questa è una di quelle cose che esisteva già anticamente, ma la ritualizzazione che ne facciamo noi all'interno delle feste primaverili, in particolar modo di Ostara, è molto, molto recente. Siamo sempre intorno al 1800, perché c'è stata una leggenda che non esisteva prima del 1889, non esisteva quella leggenda dove c'era questo coniglio che deponeva le uova, perché era un uccello che Ostre aveva trasformato in un coniglio, e in Germania c'era la tradizione di regalarsi
delle bamboline a forma di coniglio, e anche lì non si sa se è vero, perché non esiste traccia di questa leggenda da nessuna parte, e neanche della tradizione, tra l'altro, quindi non si capisce. È uscita su una rivista in Pennsylvania, e da lì è piaciuta. È piaciuta, esatto, ha fatto il suo corso, eccetera. Ma ovviamente il coniglio in realtà sì, era assolutamente un simbolo di rinascita, di rinnovo e soprattutto di fertilità, perché rispetto ad altri animali è un animale assolutamente prolifico. Quindi sì, e quindi anche qua l'associazione mentale, concettuale era abbastanza semplice, fa tanti figli, in Egitto c'era basta. Per dire equinoziale, perché comunque... L'equinozio, il tempo dell'equilibrio, comunque esatto. Alba, tramonto, e proprio il coniglio spunta fuori in quei momenti in cui esatto, esattamente fragilità. Esatto, e fa tanti figli che fanno pensare, che riconducono la lepre e il coniglio comunque a, a questo tempo. Sì, assolutamente. E, in altre zone, per esempio, in Egitto c'era Bastet, che era la divinità della fertilità, perché i gatti obiettivamente fanno grosse, non nidiate, figliate, come si dice? Sì, nidiate, sì. Sì, ci sta, insomma, comunque arrivano a fare diversi cuccioli. E quindi, non so se c'entra molto, però mi facevano notare che, per esempio, anche in Alice nel Paese delle Meraviglie, non ci avevo mai pensato a questa cosa, cioè sia il coniglio, quindi vabbè, il famoso coniglio che è la guida, diciamo, di Alice, che la porta nel mondo di sotto, e poi c'è Humpty Dumpty, l'uomo per bambinone, non si capisce bene, che comunque anche qui ci sono dei riferimenti, se vuoi, al tempo della primavera. Allora, guarda, Alice nel Paese delle Meraviglie è un racconto di Andersen, se non, no Andersen, di... Dio, mi sfugge adesso. Comunque, esatto, e però prende... è Lewis Carroll, esatto. Prende in esame anche... Allora, innanzitutto è un racconto che... ha diversi livelli di lettura, perché ha il livello di lettura bambino, ma poi il livello di lettura satira politica, perché il cappellaio matto, ad esempio, era un riferimento al fatto che chi lavorava il feltro per fare i cappelli doveva usare grandi quantità di mercurio, il mercurio li faceva impazzire, quindi c'era questa sottile critica, questa sottile satira politica, ma veniva anche da tutto quel substrato di racconti, superstizioni, eccetera, dell'epoca vittoriana, per cui abbiamo tanti riferimenti. Allora, secondo me è un racconto meraviglioso, assolutamente fantastico, è una delle storie che preferisco. Andersen ha scritto La Sirenetta, ecco perché mi veniva in mente Andersen, ok. E quindi, comunque, l'epoca vittoriana, per esempio, è stato un momento dove c'era tanto delle antiche tradizioni, per esempio in epoca vittoriana era assolutamente normale fare divinazione con qualsiasi cosa, c'erano giorni specifici, c'era per esempio il 10 di novembre, cioè il giorno prima di San Martino, assolutamente si faceva divinazione per sapere se si sarebbe, se la ragazza in età da marito si sarebbe sposata entro l'anno oppure no, se il marito sarebbe stato ricco oppure no. Ma c'era tanto di gli erano meravigliosi. Sì, l'epoca. Vabbè, poi c'è anche l'epoca dello spiritismo, comunque. Esatto. Della favola Ouija, insomma. Esatto. Quindi ci sta che all'interno di determinati racconti poi compaiano anche simboli che appartengono a epoche più antiche, ma perché si sono in qualche modo mantenute, proprio come abbiamo detto fino adesso, quindi l'uovo, il coniglio, i fiori, eccetera. Se passiamo però alla Pasqua, allora non parlerò della Pasqua, perché è un argomento enorme, ci sono talmente tante cose che riguardano per esempio anche solo il motivo per cui a Pasqua si mangiano le primizie, perché si offrivano le primizie, perché le primizie rimandano
al sacrificio degli innocenti, quindi i primogeniti egiziani che sarebbero stati presi dall'angelo della morte se non, degli egiziani, anche degli ebrei, se non si fosse cosparso di sangue di agnello lo stipite superiore della porta. Tutti i rituali che tra l'altro ritroviamo nell'antica Roma e ritroviamo ancora oggi in alcune zone della Romania, ad esempio. Gli stessi identici rituali. Per cui non andiamo su questa cosa qua perché altrimenti No, è vastissimo, sì. è vastissimo, però c'è sicuramente un paio di cose che si possono dire. Abbiamo detto che durante Trieste e Liberalia c'era il canna intrat, e quindi il canna intrat per Attis, mentre per Libero c'era questa processione che non aveva un nome vero e proprio, ma era comunque una processione con queste fronde vegetali o fiorite, più che altro vegetali in realtà, quindi fronde verdi. Perché? Perché era un modo di accogliere questa divinità che era una divinità vegetale primaverile, una divinità in qualche modo solare, perché comunque siamo nell'equinozio, e quindi noi oggi usiamo gli addobbi, le ghirlande, eccetera, loro utilizzavano le fronde verdi. E da questa ritualità, piano piano, che sicuramente non si teneva solo lì, non solo a Roma, probabilmente veniva da altre zone, magari veniva proprio dalla Mesopotamia, magari proprio dal Canaan. Infatti, noi abbiamo la Domenica delle Palme, dove c'è la divinità solare che rinasce durante l'equinozio di primavera e che viene una settimana prima, e ne risiedono qualche giorno prima, in effetti una settimana prima, viene portata in trionfo con le palme. Perché? Perché chiaramente quella zona lì c'erano le palme. Noi oggi, chi è andato in chiesa stamattina, gli è stata donata che cosa? L'ulivo. L'ulivo è solo un richiamo a questa tradizione. Pensate quanta strada ha fatto, pensate quanto tempo ha attraversato. Quindi siamo di fronte a rituali antichissimi che esistono ancora oggi. Hanno cambiato probabilmente religione, ma sono sempre loro. Perché? Perché le nostre radici antiche non seccano mai. Le radici delle tradizioni del folklore sono completamente qua, dentro di noi, quasi a livello, io lo dico sempre, quasi a livello genetico. Ce le portiamo dietro e prima o poi tornano fuori, perché fanno parte del nostro bagaglio culturale, ma scusate, bagaglio culturale nostro, mentale, cioè di memoria collettiva. Ok? Quindi ecco perché abbiamo l'archetipo, ecco perché abbiamo il simbolo, che altro non è appunto che questo. Ok? E tra È molto l'altro. bello anche questo, no? Quindi che rivediamo, no? Ci rispecchiamo. Alle volte ci sono dei simboli che ci richiamano di più rispetto ad altri. È molto bello capire anche la storia, vedere cosa c'è dietro. E non sempre facciamo questo lavoro, soprattutto a scuola. Qualcuno commentava, queste conoscenze non ci vengono impartite. No, A scuola, no, no, certo. soprattutto lo studio della storia è uno studio dei fatti. Infatti, esatto. È un po' della società, ma è molto bello anche lo studio a partire da quello che abbiamo oggi, quindi dai simboli che ci sono oggi per fare un salto nel passato. Quindi apprezzo sempre molto questo incontro. Te ne dico un'altra. Per la festa del papà, ok, la festa del papà è la laicizzazione, si può dire, della festa di San Giuseppe. San Giuseppe è il prototipo di padre, ok? San Giuseppe è questa figura, ok, adesso è diventato un santo, quindi una divinità nel pantheon cristiano, perché questa è la definizione. Per San Giuseppe si preparano dei dolcetti, c'è chi li chiama frittelle di San Giuseppe, zeppole di San Giuseppe e anche un altro nome che adesso non mi viene in mente, sicuramente tra chi ci ascolta magari lo sa. Allora, Ripetici i questo nomi dei dolcetti. Io è. Come? non so i nomi dei dolcetti San Non Giuseppe. dappertutto, non dappertutto, sono in alcune zone, sono quelli che noi a carnevale chiamiamo zeppole, strufoli,
e anche in altri non c'hanno un sacco. Sono delle frittelline dolci rotonde. Queste frittelline dolci si facevano per il giorno dell'Iberalia, per Liber Pater. Ok? Identiche, la stessa identica ricetta. Venivano chiamate frittilia e è la stessa ricetta anche delle frappe o chiacchiere o anche questo vengono chiamate in un milione di modi. Cambia un po' la forma, cambia qualche ingrediente, ma arrivano da lì, da queste festività legate all'abbondanza, alla fertilità, al rinnovo, eccetera. Ed è pazzesco, no? Trovare la stessa identica ricetta per Liber Pater e per San Giuseppe che è il padre, ok? Quindi vedi Sì, è come... vero. Sì. E, insomma, ripeto, sono tradizioni dure a morire, tutto lì. Un'altra tradizione che si tiene oggi il Giovedì Santo, quindi quest'anno mi sembra che è il 1º aprile, Giovedì Santo, sì, Giovedì Santo è il 1º aprile. Allora, per il 1º aprile vengono esposte le cosiddette piante canute. Sono piantine spesso fatte magari di fagiolo, ok? Si prendono questi fagioli, si piantano e si fanno germogliare al buio più totale, più completo. Si fa in quaresima, ok? Quindi germogliano al buio e il giorno del Giovedì Santo si espongono. Anche questa è una cosa che si fa in alcune zone. Io sono umbra, so che in Umbria si fa. Mi ricordo addirittura che ce lo facevano fare all'elementare. Dovevano fare questa cosa del mettere il fagiolo, farlo crescere. Ce lo facevano passare come esperimento di botanica, però Sì. poi è esposto, esatto. Questa cosa qua deriva ancora da una festa primaverile greca per Adone, le Adonie. Durante le Adonie. Le adonie, anche queste duravano 3 giorni e si festeggiava Adone risorto. Anche lui 3 giorni, moriva, eccetera. E si ricongiungeva ad Afrodite. Si ricongiungeva come le donne, le ragazze giovani avevano fatto per tempo germogliare queste piante, però attenzione, erano cereali. Lì, perché poi il cereale ha tutta una simbologia legata al pane, ok? E quindi noi adesso ce l'abbiamo pane nell'ultima cena, Maria che è la casa del pane, il pane che è la spiga che è il mese in cui inizia la Pasqua in Canaan, ok? Siamo proprio a questa terminologia molto simile. Facevano germogliare a buio queste piante in questi vasi di terracotta e poi il giorno della resurrezione di Adone le ragazze prendevano queste piante bianche, bianche perché cresciute al buio Sì. e andavano verso il mare. Si chiamavano giardini di Adone. Questa Ah. pianta cresciuta al buio rappresentava Adone perché? Perché Adone era morto e i morti vanno messi sottoterra, ma poi lui risorgeva come questa pianta. I morti sono bianchi, quindi la pianta canuta, e andavano fino al mare e al mare gettavano questi vasi per simboleggiare il momento in cui Adone si ricongiungeva ad Afrodite. Quindi anche qui, ragazzi, io sto a parlarvene, ho i brividi perché è È una di quelle bellissima questa storia. Ma perché si dice un Adone? Come adesso, oggi? allora, Come un bel uomo, un bel ragazzo? Come mai si dice così? innanzitutto, Adon significa signore, il signore, cioè l'uomo, quello bello, okay? E Adone si dice un bell'Adone perché? Perché poi c'è stato tutto questa trasformazione nei secoli che è rimasta. Perché? Perché Adone era un dio giovane, un dio primaverile, un dio che quindi rappresentava anche la virilità e la bellezza, perché per stare insieme ad Afrodite. Sicuramente, insomma, non era brutto, ecco, insomma, sicuramente era un bel uomo. E quindi veniva rappresentato con bei lineamenti. E quindi è Tantissime ancora parole della lingua italiana, infatti, dicevo che tantissime parole della lingua italiana fanno riferimento anche a divinità o comunque a sì. ritualità.
Quindi è bellissimo anche questo riferimento. Pensa a venerare, venerare la Venere, perché appunto era una divinità estremamente venerata. Il primo di aprile si tenevano i Veneralia, che era questa festa primaverile pazzesca, una festa a carattere libertino. Le donne portavano alla statua di Venere un fallo di pietra e in cambio ricevevano un sacchetto di sale, perché comunque Venere, come Afrodite, era una divinità nata dal mare. Era una grande madre in realtà in tempi più antichi. Poi la mitologia classica chiaramente tende a sminuire in qualche modo le divinità. Pensiamo a Giunone. Giunone è assolutamente una grandissima, una grande madre, che poi alla fine nella tarda mitologia era poco più della moglie rompiballe di Zeus. Sì, vero. Addirittura in alcuni testi si dice che appunto Giunone cioè aveva l'attributo del fulmine perché sposa di Giove. No, Giunone era una divinità italica antichissima che già di per sé aveva l'attributo del fulmine perché era una grande madre. E non solo lei, c'è tutta una casta di dei del fulmine che non avete idea. Io le ho scoperte perché sto facendo una ricerca molto ampia. Intanto che scrivo il libro faccio anche altre ricerche. Sto facendo una ricerca sulla divinità che ha fondato la mia città natale, Foligno. Fulginium, infatti, deriva da Fulginia, questa divinità dei fulmini, Fulgido, e forse prima c'era, che è un nome che è stato dato ai romani, ma probabilmente prima si chiamava diversamente. Forse qualcuno suppone si chiamasse Fulgura, quindi la Fulgure. Insomma, Ancora sì, un'altra divinità e un altro nome. un'altra divinità, un altro nome. Interessante. Sì. Se andiamo a scavare più indietro andiamo, più troviamo le nostre radici. Quindi quando tu prima dici, beh, c'è qualcuno che trova le divinità, è vero, ma tante volte mi dicono, come faccio a non scrivere cretinate su internet, sul mio blog, come faccio a scoprire cos'è davvero il paganesimo o il neopaganesimo? E la risposta è uguale per tutti. Vatti a leggere gli autori classici, perché gli autori classici hanno descritto alla perfezione com'erano le divinità e perché l'hanno scritte bene, perché le vivevano tutti i giorni. Quindi, anche perché poi io leggo delle robe in giro che mi viene No, immagino. l'orticaria, si danno attributi a divinità che non avevano, ma sì, ma beh, più o meno, no, no, più o meno, parliamo della religione greco-romana, erano assolutamente precisi. Avevano tutta una storia alle spalle di precisione, perché gli Etruschi erano precisi, per prima ancora gli Umbri erano ancora più precisi. Se un sacerdote sbagliava qualcosa, beccava una multa. Se sbagliava una piccolezza durante il rituale, doveva ricominciare da capo, in più beccava la multa quando andava bene. Se andava male, prendeva le frustate. In altre popolazioni c'era anche il rischio di morte nel momento in cui tu sbagliavi qualcosa che riguardava una divinità. Come vi ho detto, io sono stata in Cambogia, ho visitato il tempio di Angkor Wat. Allora, Angkor Wat è meraviglioso, è talmente assurdo pensare che delle mani umane abbiano fatto una cosa del genere. E la guida ci ha raccontato appunto che se qualcuno sbagliava un bassorilievo, non è che potevi tirar giù una colonna o era tutto in pietra, ok? Pagava con la morte. Cioè, lì prendevano le cose molto sul serio. Quando io oggi sento che Diana è la controparte di Artemide, o che ne so, già qua, orticare perché no. Dopo è diventata la controparte a te, prima non lo era di sicuro perché erano molto diverse. Oppure Fauno, che è questa divinità silvana, no, era una divinità agreste, c'è una bella differenza perché Silvano perché se, nei boschi, infatti, c'era Silvano nei boschi, Fauno era una divinità agreste. Perché infatti era rappresentato con le corna ovine,
non aveva l'aspetto, non so, di un lupo, aveva l'aspetto di un ovino. Questi sono errori che noi facciamo, e secondo me è molto grave. Se davvero siamo devoti, allora davvero dobbiamo studiare, perlomeno. Io la penso, che io sono una persona molto precisa su queste cose, per cui faccio davvero tanta fatica quando leggo determinate cose che sono, non riesco a capire se arrivano un po' dalla New Age, un po' di superficialità. E il problema è che internet è pieno zeppo. E poi copia e incolla, tutti dicono la stessa cosa, ma non è che sia vera solo perché è stato copia e incollato ovunque, ok? È importantissimo questo fatto, perché guarda, io parlo da insegnante ovviamente, quindi è importantissimo anche insegnare ai piccoli studenti comunque dove reperire e come. Esatto. E con internet purtroppo si verifica questo, quindi l'ho letto lì e quindi ok. Yeah, anche se vado a cercare su Wikipedia ha sempre una bibliografia, sempre dei riferimenti, quindi è sempre importante vedere, no? dove prendere. Altrimenti parliamo, come dicevamo all'inizio, di un sentire, quindi sul sentire quello uno dice: io seguo il mio percorso, la mia tradizione che poi non esiste, ma il mio sentire, allora sei onesto, lo dici prima. Esatto, è sicuramente più onesto. Fai riferimento a tradizioni o divinità che non sono, diciamo, attestate. Ringrazio per questa proprio precisazione, perché è un punto al quale io tengo molto proprio. Grazie Monica, perché so che tu da anni studi e ti impegni proprio su questo fronte, quindi esatto. Grazie mille. E ora direi che sono le 20, io ti ascolterei per ore, ti farei un sacco di domande su parole, divinità, stare qua, non so, ma tutto riparte, e quindi direi che passiamo al nostro mitico gioco della serata. Sì, assolutamente. Allora, d'accordo con i miei ospiti, io ho chiesto a Monica di preparare una domanda. Una question. Scusi, intanto che io fai la domanda, io carico il computer. Ok, allora, quindi la risposta sarà esclusivamente essere più veloce. Sì, quindi è facile, dai, non è una cosa tremenda. Aspetta, anch'io appostarmi per vedere il più veloce, altrimenti non ce la faccio, ma scusate le spalle, ragazzi. Ai live a Chiaro di Luna, come sempre, sono dei salotti qua, come bene, mi preparo anch'io. Io la scriverò su questo foglio la mia risposta. Ok. Allora, domanda. Come... Però cosa mettiamo in palio? Non l'abbiamo detto. Accidenti! Ok, mettiamo in palio questo qua. Il pentagramma, il mio primo libro. Storia e utilizzo nei millenni. È un libro che affronta la figura della stella a cinque punte un po' ovunque, come è nata, come si è evoluta, come è arrivata da noi, e poi c'è tutta anche una parte che riguarda invece più la pratica magica e anche diciamo tutta l'esteriorità magica. Ecco, è un libro che ho scritto nel lontano 2011, è stato poi pubblicato nel 2012, e sono molto fiera, devo dire, di questo libro. Quindi chi vincerà porterà a casa questo libro, ovviamente autografato. O con la dedica, non so, quello che preferite. Bello. Allora, passiamo alla domanda. Allora, la domanda è questa. Come si chiamavano le feste dedicate a Cibele e Attis? Via. Vediamo. Tastiera più veloce. Aspetta che lo scrivo, così rimane.
come si chiamavano le feste dedicate a Cibele Attis, giusto? Sì. Stanno già arrivando delle... Ok, no. Ah, adesso mi partirà tre volte. Scusate, non so perché mi fa questa cosa stasera di ripetere. Ah no, non lo ripete più due volte. Ecco, questa è la domanda. Allora, la prima risposta che è arrivata, Lupe Ricalai. Mm-hmm. No, non ci siamo. La seconda risposta è Cristia. E ci siamo. Cristia. Era di Cristia. Esatto. Ok. Erano i Cristia. Sì. Chi è la... Abbiamo una vincitrice. Rita Gaia. Bravissima. La conosci? Conoscete? Sì, ah, ok. Sì. Lei ha scritto un bellissimo articolo su Arianna, ok? E nei giorni scorsi l'ho pubblicato sul canale Telegram di Calendario Pagano. Veramente molto bello. Guarda, già, te l'ho già detto via messaggio, ma ok, complimenti. Bellissimo! Allora, Rita, ti porti a casa il pentagramma. Naturalmente, per chiunque altro volesse acquistarlo, può trovarlo nello store del Calendario Pagano. Poi faccio una piccola parentesi. Allora, dove ti troviamo, Monica? Mettiamo una. Allora, lo trovate nello store. Dove puoi contattare? Io scrivo tutto. Intanto. Allora, sì, perché lo store del Calendario Pagano è semplicemente un album all'interno della pagina Facebook Calendario Pagano. Lì ci sono varie cose, libri, strumenti, tarocchi, gioielli a tema esoterico, eccetera. Quindi lì trovate la copia. La differenza è che se ve lo mando io, ve lo mando con l'autografo o con la dedica, perché in realtà si trova anche su Amazon. Va detto. Su Amazon, ok. Si trova anche su Amazon. E vabbè, comunque sì, ecco qua. È chiaro che se lo prendete da me, aiutate me nella ricerca, perché comunque sia, io tutto quello che ricavo dallo store del Calendario Pagano, poi io lo reinvesto nell'acquisto di testi, libri, tutto quello che mi serve per finire il mio libro e poi per i prossimi, perché chiaramente ci sono in fase ancora di bozzolo, diciamo, ok? Ci sono già un paio di libri che poi verranno alla luce anche quelli piano piano, per cui... E diciamo quello più grosso è sulle festività, vero Monica? Come? Il più grande è quello sulle festività. Sì, quello che deve uscire adesso, io dico adesso, ma c'è ancora qualche mese, ci sarà ancora qualche mese da aspettare. Wow, non vediamo l'ora. Arianna, il Sanguem era... il rito che arrivava quando si eviravano questa cosa non l'avevo ancora detta. Il Sanguem era proprio il giorno in cui si eviravano il sacerdote, l'archigallo di Attis, si evirava ritualmente. Naturalmente questa cosa è durata molto poco, ovviamente, perché innanzitutto quando ti eviri lo puoi fare una sola volta, ma la festa era annuale, quindi ogni anno serviva un archigallo che si prestava a questa cosa. Subito dopo venne sostituito e c'era la ritualizzazione dell'uccisione di un toro che poi chiaramente veniva offerto agli dèi e mangiato, dato in pasto a tutti presenti, perché la particolarità dei rituali tra i romani, i sacrifici animali erano così, cioè si uccideva l'animale ma poi si cuoceva, si dava a tutti i presenti, tutti quelli che erano intervenuti potevano mangiare. Quindi un banchetto rituale. Sì, era un banchetto rituale, esattamente. Benissimo. Intanto abbiamo qualche minuto per le curiosità, per le domande, se ne avete. Io avrei tantissime domande, ma non so dove partire. Allora, innanzitutto mi è piaciuta molto la riflessione che abbiamo fatto, secondo me, proprio... sulle fonti, perché credo sia molto molto importante questo. Esatto, per non fare l'errore del venerabile Beda.
che è poi è vulnerabile Veda, appunto. Sì, sì, poi alla fine è stato un errore che a oggi magari è in qualche modo tornato utile, se vogliamo vederla dal punto di vista di quelle persone che amano festeggiare questo modo, magari non si ritrovano nella spiritualità romana o in quella greca, si ritrovano magari di più in quella celtica, e in qualche modo ci sta. Io non mi sento di criticare assolutamente, anzi, ben venga, cioè ci sono talmente tanti miti strani nel mondo, ma strani davvero, che cioè, è impossibile dire questo è giusto, questo è sbagliato, assolutamente no. Tra l'altro, l'unica divinità della primavera, oddio, come si chiamava? Sì. Beh, oddio, non so neanche. No, stavo pensando alle domande da farti intanto. Ah, ok, vabbè. Comunque, il punto qual è? È che tra i Celti, tanto per essere chiari, si festeggiavano le feste del fuoco, quelle agricole, non le feste solari. Tra i Celti, infatti, si festeggiava, e lo sappiamo dal calendario di Coligny, cioè, meglio di lui, e si festeggiava quindi Imbolc, Beltane, Lunasad e Samhain. I solstizi e gli equinozi non avevano una festività vera e propria. Magari venivano considerati come passaggio astronomico del sole, ma non c'erano feste specifiche o ritualità specifiche, non che ci siano giunti, è chiaro, Celti e Norreni scrivevano talmente poco che abbiamo fatto fatica sia per capire un popolo che l'altro. Però per esempio, tra i Norreni sappiamo bene che c'era Yule arriva a una festività germanica, chiaramente poi dai Germani è derivata tutta la mitologia norrena, per cui lì c'era Yule, c'era il Freifaxi, che era non il corrispettivo di Lunasad, anche se si teneva probabilmente nelle stesse date, ma aveva comunque in qualche modo a che fare anche col grano, eccetera, eccetera. Invece tra i Celti proprio mancava questa cosa, un po' come tradizione. Loro invece sentivano di più quelle che noi chiamiamo feste del fuoco, ma che in realtà sono feste agricole, perché chiaramente scandiscono proprio particolari momenti dell'agricoltura, e infatti tutti i mesi celtici hanno nomi che riguardano in qualche modo la stagione dal punto di vista agricolo, quindi il mese dello sboccio dei fiori, il mese del fango, il mese della neve, che non puoi coltivare niente, eccetera. Questo è un riferimento alla natura, anche Beltane. Esatto. Mi viene da dire anche un po' che sono delle stagioni un pochino posticipate, non so, Beltane, festa della fertilità, quindi della primavera, tutto un po' più posto. Allora, loro avevano soltanto due grandi stagioni, avevano l'estate e l'inverno, quindi Beltane iniziava l'estate, quella che era un po' una sorta di media primavera, ma estate fondamentalmente, l'estate, che terminava a Samhain iniziava l'inverno e terminava a Beltane. Quindi loro divinevano l'anno in due grandi momenti. Poi certo c'erano altre feste, c'erano feste che riguardavano divinità specifiche, ma non avevano un legame preciso con il momento, perlomeno quelle che ci sono arrivate. Ok? Cioè sì, avevano qualche legame ovviamente, cioè se era una festa primaverile era primaverile, non ce n'è, però magari non era quello l'attributo principale a cui guardavano. Chiaramente sì, invece per tutto il resto, cioè Imbolc, momento della semina, Beltane il tempo della fertilità, Lunasad del taglio del grano, Samhain l'ultimo raccolto per poi far fronte all'inverno, quindi è chiaro che va un attimo fatta questa differenza. Forse più nei popoli preistorici, nel senso neolitici, abbiamo per esempio l'orientamento di certi siti che sono appunto orientati con i solstizi e gli equinozi, forse sì, ha un'origine un po' più antica, ecco. Sì, i popoli
ai movimenti del sole. Esatto, sì, perché quando si rese il primo computo dell'anno è stato fatto con la luna, quindi erano le lunazioni che scandivano l'anno, i mesi e l'anno, e c'era tutto un metodo. Poi però, ripeto, erano grandi osservatori, capirono che c'era anche il sole che scandiva le stagioni. Quando si resero conto che il sole aveva questo grande potere, questa grande importanza, è chiaro che tutto quello che venne fatto, i siti megalitici ne sono una testimonianza, venivano fatti, calma, su base solare ma anche lunare, perché comunque la luna è sempre rimasta molto importante. Tant'è vero che quelle feste, venivano calcolate in base alla lunazione dopo il solstizio, la lunazione dopo tot giorni rispetto, che ne so, all'equinozio. Insomma, la luna non ha mai perso importanza. È chiaro che in questa cosa sarebbe molto brava la Isabella Calon Rosponi di Matamor. Lei è lei studia proprio tutte queste cose qua, quindi soprattutto l'orientamento dei siti megalitici, eccetera. Queste cose lei le sa veramente a meno dito. Giorni fa stavamo facendo una chiacchierata al telefono e mi ha spiegato tutta questa cosa qua. Per cui sì, diciamo che in tempi molto antichi, ripeto, era talmente importante il passaggio solare, il passaggio lunare, che tutto quello che veniva fatto tenendone conto. Monica, passo alle domande velocemente. Innanzitutto volevo che quello di Mila, che in qualche modo ci ha fatto incontrare. Sì, è vero! Mila Fois, che ha presentato le divinità lunari, giusto? Ormai 2 settimane fa. Sì. Anche lei è un'altra Wikipedia, siete tutte e due delle Mila Fidia e Wikipedia. Sì, Mila, tra l'altro, guarda, ti faccio ridere, perché uno dei libri che comprai tempo fa, sempre per la stesura del mio, è La ruota dell'anno, e non mi ricordavo che era il tuo. Ma ti giuro, sono rimasta, oddio, ma questo l'ha scritto Mila, porca miseria, mi sa che, però ragazzi, io c'ho un'età, abbiate pazienza. Non esageriamo, dai. Passiamo a una domanda di Valeria. Ci sono fonti sul mito di Venere e Urania? Venere e Urania, mi sembra di sì. Beh, Urania significa celeste, e Venere, essendo una grande madre, era anche celeste. Noi siamo abituati a vederla appunto che spunta dall'acqua come Afrodite nella conchiglia, eccetera, eccetera, ma in tempi antichi Venere era una divinità, una grande madre, quindi come tale aveva l'aspetto terra, acqua, aria, cielo, cosmo, ce l'aveva tutti. Urania ha questo aspetto qua. Allora, io ne ho letto da qualche parte, non mi chiedere adesso la fonte, onestamente non, così su due piedi non me la ricordo, dovrei andare a guardare. Se me lo ricordi, mi scrivi magari sulla pagina, potrei anche guardarci. Non ti garantisco la risposta immediata, infatti io ho messo un messaggio automatico, lo dico per chiunque voglia scrivermi in questi giorni, siccome mi sono ributtata a capofitto nella scrittura del libro, che appunto cercherò di finire il prima possibile, sto cercando di evitare tutti quei momenti che mi portano via tantissimo tempo, tra cui, mi dispiace, rispondere anche ai messaggi, che sono sempre tantissimi, e rispondo tutti insieme magari dopo 10-15 giorni. Abbiate pazienza, meglio per adesso, faccio un po' fatica a stare dietro a tutto. Beh, anche comprensibile. Ho una domanda da Fabio. Posso chiedere a Monica se ha un suggerimento per quanto riguarda libri interessanti che toccano un po' quelle che sono queste tradizioni e festività antiche pagane, scritti anche da lei o da altri? Grazie mille. Assolutamente sì. Ci sono diversi... Allora, libri che toccano proprio tutto non ce ne sono, per questo lo sto scrivendo io. però ci sono tanti libri che possono essere presi comunque come ottima base. Allora, per esempio, se pensiamo alle festività romane, c'è la religione romana arcaica di Dumézil, poi c'è uno molto semplice che consiglio
più per curiosità, perché è un testo, ripeto, abbastanza semplice, dal calendario secondo Roma. È un libro che si legge veramente facilmente, una scrittura scorrevole, e tocca tutte le feste che venivano fatte a Roma. Non è approfondito, quindi c'è veramente, a parte due o tre feste insomma un po' più importanti, però comunque è curioso, insomma, cioè per chi ha curiosità in questo senso è un buon libro. Sicuramente, allora, un testo vecchio che ha una scrittura che non piacerà a tutti, perché è stato scritto alla fine dell'Ottocento, ripubblicato nel 1901, ma la scrittura era la stessa, di Giulio Vaccai, Le feste di Roma antica. È da lì che io sono partita, fondamentalmente, per tutto quello che riguarda le feste di Roma, le tradizioni, perché lì ce ne sono alcune scritte, insomma, in maniera molto, molto precisa. Per quanto riguarda la Grecia, abbiamo i miti greci di Robert Graves, e essendo Robert Graves non va proprio preso come oro colato, nel senso che lui aveva questa, era uno che si lasciava un po' andare, però comunque un bel libro. Se no c'è Mitologia greca di Vittorino D'Ancona, che è un bellissimo libro, sta andando molto. Per quanto riguarda tutto il resto, per esempio, qui c'è Mila Fois, i libri di Mila Fois, ci sono i miti romani, i miti celtici, i miti norreni, i miti greci, cioè c'è un po' di tutto in realtà, e sono scritti bene, in maniera davvero eccellente. E c'è un po', poi lei ha scritto veramente di tutto e di più. Mi sarà ancora, tra l'altro, Mila, alle live a Chiara di Luna, preannuncio, dai, ci parlerà di alberi d'acqua, quindi parliamo di luna, quindi di alberi acquatici. Bello, questo mi interessa. Poi per altri libri, allora, io ho giusto oggi aperto una sezione mia su Amazon, dove c'è tutta una lista di libri consigliati. Nei prossimi giorni darò un link appena sarà terminata. E quindi, perché tanta gente mi ha chiesto, ma la lista dei libri must have, libri consigliati su questi argomenti, allora ce ne sono veramente tanti, ricordarmeli tutti adesso è impossibile, ma ci sono anche altri libri che magari riguardano la magia popolare italiana, oppure tutto quello che è la struttura magica sulle piante, i cristalli, eccetera. Sono belle letture, io chiaramente cerco di essere più cherry picking possibile, nel senso che mi piace non mettere tutto dentro al calderone, per cui appena pronta nei prossimi giorni la pubblicherò su Instagram, su Facebook, su Telegram, eccetera. Monica, vuoi bere? Madonna, mi sono dimenticata l'acqua tra le altre cose, quindi perché è più di un'ora che parlo, tu magari vuoi un attimo ripigliare. Ho raccontato un sacco questa sera. No, veramente grazie, poi fioccano veramente tantissimi complimenti. E grazie mille, poi me li andrò a vedere su Facebook per ore. Allora, io qua vedo un'altra domanda di Valeria Bianconigli, mi piace questo nome. Allora, il concetto di sacrificio è restito anche la gente, cioè esiste una sorta di penitenza dopo la cristiana quaresima? Ah, tipo la cristiana, il concetto di sacrificio come privazione. Allora, dunque, allora, se pensiamo al sacrificio, come ho appena raccontato, c'erano i sacerdoti di Attis che addirittura loro facevano un'intera nottata col suono dei tamburi, col suono delle trombe, bevevano litri di vino, e nel momento più, probabilmente assumevano anche erbe di un certo tipo, adesso anche solo masticare l'alloro per ore un po' di alla fine cominciavano a frustarsi e a tagliarsi con i cocci rotti, ok? Quindi sì, era infatti il rito si chiamava Sanguem, non a caso, perché c'era questa rievocazione del mito di Attis, e nel momento clou, nel momento proprio di maggiore tensione, l'archigallo si evirava. Dunque, ecco qua che il sacrificio a livello proprio di pratico umano c'era. Se pensiamo invece al fioretto, il fatto di togliersi qualcosa
c'è sempre stato, un po' dappertutto. Allora, su Roma, a me, onestamente, non mi viene in mente niente di che. Il digiuno, forse, anche in tante. C'era il digiuno rituale. Beh, sì, oddio, sì, il digiuno sì, può essere considerato... Può essere considerato in questo modo, esatto, il fioretto, quello che noi chiamiamo oggi il fioretto, no? Mi tolgo qualcosa affinché. Ma fondamentalmente ogni volta che facevano un'offerta era un sacrificio. Sacrificio, sacrificere significa rendere sacro. E il sacrificio è diventa sacro perché si offre qualcosa a una divinità. Tutti, nessuno escluso, ogni volta che c'era una festività, soprattutto se riguardava quel tipo, quella determinata casta, quel determinato lavoro, tantissimi aspetti c'erano. Bene, tutti, nessuno escluso, portavano offerte il giorno della determinata festa al tempio. Quindi, offrivo una tavoletta votiva, non la facevo io, la facevo fare da chi era in grado di farlo e pagavo. E poi non me la tenevo io, la portavo e la mettevo sull'albero, sul tempio, dove era. Quindi questo era già un sacrificio, perché tu ti togli comunque qualcosa. Sì. Porto in dono una gallina, porto in dono il vino, porto in dono il pane. Erano tutti sacrifici, erano tutte cose che venivano fatte, che tu toglievi da te, alla tua famiglia, per darlo alla divinità. Questo era già... fondamentalmente un fioretto, un sacrificio. Il discorso della Quaresima è un discorso un po' più ampio. Io l'ho fatto sia in occasione della conferenza sul Carnevale che abbiamo tenuto con le ragazze delle Vere Origini di Halloween, quindi c'è sul canale, anche sulla pagina delle Vere Origini di Halloween, e nella conferenza che abbiamo fatto per Equinox sulla Pasqua, perché anche lì andava a toccare il discorso della Quaresima, perché la Quaresima tocca un po' il Carnevale e la Pasqua. La Quaresima nasce per tanti motivi, il primo fra tutti perché in epoca cristiana la donna che partoriva era ritenuta impura fino a 40 giorni, e quindi che succede? Che per esempio Maria partorisce Gesù il 25, 40 giorni dopo ci troviamo il 2 febbraio, cioè la Candelora, festa di purificazione che arriva da Imbolc e da Iuno Februa in realtà. Quindi questa era il discorso dei 40 giorni, lo ritroviamo poi nella Quaresima. Quindi se una donna è impura per 40 giorni, in quei giorni lì lei non può fare niente, non può toccare le piante, ma, cioè già quello è uno status in cui ti sei tolto qualcosa. Ok? Chiaro che quello è un concetto però religiosamente parlando diverso, ma siamo sempre lì, abbiamo questi 40 giorni che una volta li spostano lì, una volta li mettono nella Quaresima, ma hanno una radice comune. E quindi per quello che riguarda la Quaresima siamo sempre comunque in ambito cristiano. Onestamente sì, 40 giorni per esempio tornano nel momento della il 2 febbraio, vabbè, per i cristiani è la Candelora, per me è il giorno della marmotta. Se la marmotta vede la sua ombra, ci saranno altri 40 giorni d'inverno. Ok? C'è il fatto di questi 40 giorni passa Gesù nel deserto in meditazione, quindi senza mangiare. Cioè, ma cos'è che lì c'è un qualcosa che ti togli a livello proprio fisico, quindi c'è appunto, no, non mangi la carne, c'è questa cosa qua. Dici, cosa c'entra con il giorno della marmotta? Se ci sono altri 40 giorni d'inverno sicuramente vai a toglierti qualcosa, che sia la legna per ardere il fuoco, che sia il mangiare perché non puoi seminare perché è ancora freddo. Cioè comunque c'è tutta una questione che ha delle antichissime, ok, radici comuni. Vero, verissimo. E sì, qualcuno commenta che sta leggendo il Cattabiani. Vabbè, il calendario di Cattabiani è fantastico. Leggi anche il Lunario. Lunario, e commentano anche Florario. Io sono una grande sì, fan del Florario, sicuramente. Sì. Ah, c'è sempre Rita Gaia che ci chiede se nessuno moriva per qualche infezione dovuta alle frustate. Allora,
È possibile, è possibilissimo. Siamo comunque in un'epoca dove morire per setticemia era assolutamente un attimo. Non ho idea, sinceramente, se da qualche parte c'è scritto che a causa delle virazioni poi il tizio era morto o perché si era tagliato coi cocci. Certo, loro avevano sicuramente una conoscenza erboristica, per cui non è che rimanevano così all'aria con le ferite aperte. È chiaro che poi c'era tutta, cioè, come si dice, la degenza, e quindi le ferite venivano comunque curate con cataplasmi disinfettanti. Ma e questa moriva... è una questione che comunque si è mantenuta anche per quanto riguarda il cattolicesimo, no? Questa cosa per certe correnti religiose, questa cosa sì, del... sì, sì, sì. Ci sono quelli che si fanno crocifiggere e proprio con i chiodi, e altri che si fanno frustare. Ci sono tantissimi esempi di questo genere, quindi arrivare quasi al limite fisico, proprio all'estremo, sì, del corpo, no? A volte per raggiungere anche la divinità, sì, anche e non solo in ambito, sì, sì, non solo in ambito cattolico, tante le culture dove o per motivi religiosi o semplicemente il rito di passaggio all'età adulta o un rito di passaggio religioso comporta tutta una serie di, boh, non lo so, poi ci fate caso, sono sempre cose, non prendetela male, per carità, ma sono tutte ritualità maschili. Io adesso non so per quale motivo, però difficilmente si trovano nell'ambiente femminile, anche in quelle società matriarcali, per dire. Beh, interessante. Sì, sì, ce ne sono parecchi. E sicuramente... Abbiamo Alberto, un commento di Alberto Fragasso. Alberto, allora, dice: il dolore conduce alla trans e all'espansione. Aspetta, te lo metto qui così lo vedi anche tu. Il dolore conduce alla trans e all'esposizione della coscienza, all'espansione della coscienza. Mamma mia, stasera. Ogni privazione sensoriale. Sì, è vero. Sì, 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 è vero, è vero. Sì, sono tanti esempi in questo senso. Grazie Alberto, grazie. Bellissimo, che diventa anche un dialogo tra amici. Questo che mi piace, vedi, che non è, insomma, parlo sempre io. Si creano connessioni, è bello dialogare in questo modo, quindi grazie, io ti ringrazio tantissimo Monica per la tua presenza e per tutto quello che ci hai portato questa sera, veramente anch'io sei rimasta qui ad ascoltarti, ti avrei fatto una domanda dopo un'altra, mi sono segnata qualcosa, poi ti ascoltavo, mi perdevo delle domande, sono un po' come Dori, intanto mi dimentico. Quindi Massimo, ti scriviamo tutti, così tu non ci risponderai mai, visto che stai scrivendo un libro. No, prima o poi rispondo, tranquilli, no, ma infatti anche... Tante volte mi scrivono giorni dopo, ci sta, perché magari ripensi, ah caspita, mi sono dimenticata di chiederti quella cosa, scrivetemi, io davvero sono molto contenta di rispondere, in questo periodo lo faccio un po' più... sì, riferirci ci ricorda anche Odino, in effetti. Come? Ci ricorda anche Odino. Grazie, sacrificio, i 9 giorni di Odino appesi all'albero l'albero cosmico per ricevere il dono delle rune, sì. Sì, perché in qualche modo il sacrificio, come diceva Alberto, il sacrificio espande la percezione, e nel momento in cui tu hai la percezione espansa, puoi ricevere. E qui il discorso di Odino cade proprio a fagiolo. Esattamente. Benissimo, tanti ringraziamenti. Grazie, grazie. Veramente, grazie ancora. Seguite Monica, che non appare col suo nome, ma appare come Calendario Pagano, quindi seguitela sulle sue pagine, Facebook, Instagram, pubblica ogni giorno dei post veramente interessanti su origini, feste, io le trovo sempre bellissime. Mi piacciono anche le feste di oggi, che sono state per esempio il Dante D,
che è stato semplicemente l'anno scorso, però esatto, è già tradizione, vedi? È bello festeggiare, è bello portare conoscenza e tradizione. Esattamente, concordo. Grazie a tutti. Grazie davvero. Per chi festeggia la Pasqua, buona Pasqua, ci mancherebbe. Tante volte mi chiedono, ma tu festeggi anche... Beh, io ho una famiglia, non tutti sono pagani, cioè nel senso, la bellezza dell'essere pagani è non essere legati al dogma. Noi non abbiamo dogmi, per fortuna la dico io. Per cui io mi sento liberissima di festeggiare il 21, il 22 quando cade, il solstizio d'inverno, e il 25 festeggio il Natale, e i miei figli insegno sia l'uno che l'altro, quindi c'è sempre il regalino del 21, oppure c'è il regalo che arriva per Halloween, il giorno dopo di Halloween, o la notte, seconda degli anni in realtà, va benissimo, e poi festeggio anche il 2 novembre, cioè nel senso, non vedo nel dogma nessun tipo di vantaggio. Per cui, ripeto, se qualcuno vuole festeggiare la Pasqua, vi auguro buona Pasqua. Per chi ha festeggiato l'equinozio, felice equinozio. L'8 aprile è il mio compleanno, se qualcuno vuole fare auguri. Ah, fantastico! Cosa pubblicherai? Che festa ci sarà in corrispondenza? È la nascita del Buddha. Uno così a caso. Sì, proprio... E poi io veramente mi sento un sacco figa in questa cosa, anche se io non c'entro niente. È il giorno di nascita di nostro signore Alberto Angela. Ah, beh, non tutti siamo legati. Io in particolar modo, cioè per me è veramente un mostro. Davvero? Sono lo stesso giorno? È stato l'8 aprile, sì. Ma gliel'hai detto? Ma era così, gliel'ho detto. Vabbè, parlando tutti e due di cultura romana, ma facciamogli uno squillo ad Alberto. Guarda, io durante le mie dirette lo saluto sempre. Ciao Alberto, magari un giorno lo vedrà pure, non lo so. Fantastica, Monica, veramente. Bellissima. Grazie ancora. Io ne approfitto e auguro anche a tutti buonissima luna piena. Sì. Esatto. Grazie ancora, buona serata a tutti e ci vediamo alla prossima, dai. Alla prossima. Ciao.